Buongiorno a tutti, siamo a Ronchi Dentro, pronti per partire verso il Pizzo San Martino. Vedremo dove arriviamo. Sono le 6:30 del mattino, è ancora buio e via, gambe in spalla ragazzi, andiamo. Ciao ciao. Il primo cartello dove c'è l'incrocio della strada che sale, del sentiero che sale da Vanzone, e mi dice 5 ore 25 a Pizzo San Martino. Vabbè, vedremo dove arriviamo. Comunque un girettino lo facciamo. Ciao a tutti, eccoci arrivati all'Alpe Briga, bellissima la croce messa qualche tempo fa, guardate il rosa, che spettacolo oggi. Qua c'è il libro che faremo la firma al ritorno. Ecco qui l'Alpe Motto, Helmet, nel nostro dialetto, questa è la cappelletta, poco sopra abbiamo le baite e l'alpeggio. Va bene, guardate che colori, e manca il sole. Continuiamo a salire. Arrivati all'Alpe Motto, Helmet, bellissime baitine, tutte bene aggiustate. Qua siamo a 1500 e passa metri di altitudine. Ancora quanto ci manca, e riprendiamo un po' di fiato. E qui il sentiero tira proprio, ci fa tirare fuori la lingua. Eccola, su, vediamo Alpe Asinello, Asinelli per noi dell'Anzasca, guardate che bello. E su, sullo sfondo, in cima, dove adesso arriva un pochino di sole, il Pizzo San Martino, si intravede la bellissima croce, ma vediamo un po' se riusciamo ad arrivarci. Eccolo là in cima. Ciao ciao a tutti. Alpe Asinello, 1800 e passa metri di quota e 1000 metri di dislivello li abbiamo già fatti, e sono le 8:15. Oh, deve ancora arrivare il sole che è su là. Guardate che bello.
guardate che bella, questa non è una baita, è una bellissima villetta, ragazzi, spaziale, spaziale. Proseguiamo perché il cartello ci dice ancora 3 ore per arrivare là. Eccoci, eccolo al Monte Rosa in distanza. Qui siamo arrivati al bivio per il bivacco da me. Ci andiamo dopo quando scendiamo. 10 minuti di strada, lo si vede là sullo sfondo. Ecco il pizzo bellissimo, eccolo là con la croce. Vediamo se riesco a fare una zoomata. Eccola la croce, ragazzi, che dura. Dai, ancora un pezzetto di strada, vediamo se arriviamo. Qua ci dice 1:30. Vabbè, parlo sempre in plurale, ma oggi sono solo, anche se sarebbe meglio farli in compagnia, questi bellissimi giri. È un sentiero facile ma molto lungo e molto molto impegnativo. Guardate che bella, che bel laghettino. Vabbè, oggi siamo soli, saliamo, ci vediamo un po' più in su, speriamo. Dopo gli ultimi 200 metri di dislivello prima di arrivare alla croce, eccola là. Qui siamo alla bocchetta, 2560 metri. Di qua c'è il sentiero che scende verso il passo Valla Verta, l'Alpe e poi Campriccioli, verso la valle Antrona, che poi vediamo da in cima al pizzo. Invece questa, scendere, è la Val Bianca. Là in fondo si intravede l'Alpe Lavazzero e tutta la bella Val Bianca dal lato di Calasca Castiglione. Guardate, giù un po' di nebbia, una giornata spettacolo per essere. Salita verso la croce, bella tirata anche qua, una giavina ma bellissima. E diciamo che il sentiero è tutto bello e segnato alla stragrande, veramente bravi ragazzi, perché stiamo camminando in un posto magnifico, in una sicurezza bestiale. Poi logico, siamo in montagna, bisogna fare molta attenzione, però straordinari, grandi, bravi. Da qui parte il sentiero che va verso Cortenero, volendo Lago Grande. Guardate che bello, Monte Rosa, là sulla sinistra vediamo il Marigal, tutta la sua cresta, e là si scende verso Cortenero, lì che non li vediamo ma sono bellissimi i laghetti di Pre Bianca, in mezzo a quel Giavine, prima di arrivare al Marigal. Guardate che bello. E questa è l'ultimo pezzo di salitona con le corde fisse. Ecco qua. Salire alla croce, che si intravede il cielo azzurro, solo un pezzettino. Dai, ultima salita, forza. Pochi metri, ragazzi. Eccola lì, ecco la croce, ecco il pizzo, 2733 metri.
ecco gli ultimi passi, che bello, e questa è la croce Pizzo San Martino. Giornata spaziale, bella bella bella, guardate, guardate che cielo, guarda che bella la croce, che soddisfazione. Un ultimo saluto dal Pizzo San Martino, una giornata straordinaria ragazzi, bello bello, e qui riprendo una frase che è riportata sull'omino di ferro di Cortenero. Cortenero è poco più là verso Monte Rosa, e l'omino di ferro dice: quando le gambe sono stanche cammina con il cuore. Oggi abbiamo camminato anche un po' con il cuore, perché le gambe un po' così, però qui siamo arrivati, una cosa spaziale ragazzi, alla prossima, buona giornata. La Valle del Rosa vi saluta dal Pizzo San Martino, 2733 metri, ciao a tutti. Pensavate che vi avessi lasciato, invece sono ancora qua, come dice Vasco Rossi. Dovevo fare la puntatina a Rifugio Lamé, non mi sono ricordato prima, ed eccolo qua, che bello, guardate il lago, lago sfondato, rifugio straordinario, 2422 metri di quota. Eccolo qua, questo è il suo bellissimo lago. Adesso vi saluto sul serio, poi scendo all'Alpe Briga, lascerò la firma, se c'è Valerio vado a bere il caffè, così è contento, ma non lo so, sarà difficile oggi, fa niente. Va bene, ciao a tutti stavolta, veramente, ciao ciao.